Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. So che sono sparita un pochino e ho rimandato dei video, ma in questo periodo sono stata davvero presa. Voi non avete idea, non ce la faccio più. A parte questo, questo video di oggi parla di anime, cosa che in realtà non portavo su questo canale da un po'. A parte, vabbè, i manga, i miei soliti unboxing di manga, proprio gli anime non li porto da davvero tanto tanto tempo, e questo mi è sembrato il momento giusto per fare un video a riguardo. Infatti oggi parleremo degli anime della stagione inverno 2024. So che ormai siamo ad aprile, quindi voi direte: ma scusate, tra un po' iniziano, anzi sono già iniziati quelli della stagione primavera 2024, ma io sono arrivata adesso, appunto ho avuto un sacco da fare, quindi questo video uscirà adesso. Mi spiace, magari con gli anime primaverili cercherò di essere un pochino più puntuale, ma vedremo, vedremo. Devo confessarvi che io in questi ultimi 2 anni ho guardato qualche anime, sì, ma un po' qui, un po' là, non ero tanto presa, diciamo che non li guardavo più come una volta, e anche questa cosa mi dispiaceva un pochino perché comunque gli anime sono stati una grande parte, una grande porzione della mia vita per tanto tempo, per tanti anni, e poi da un momento all'altro, diciamo che ho smesso di vederli. Infatti mi dispiaceva come cosa, ma cosa è successo? Quest'inverno, verso dicembre, ho iniziato a guardare degli anime così perché ho detto: dai, sì, questo mi incuriosisce, questo sembra carino, volevo qualcosa di leggero, un po' quelle cavolatine che a volte ci sono con gli anime molto leggeri, che tu li guardi, ti passano velocissimi perché proprio sono comfort, sono cosy, ecco. E da lì è iniziata a riprendermi la voglia di guardare anime, e quindi ho iniziato a guardare molti stagionali di quest'inverno, e oggi li valuterò insieme a voi. Ovviamente questo è un mio parere personale, è basato sui miei gusti, quindi non offendetevi se magari do un voto basso a un anime che invece voi avete adorato. E tra l'altro so di non aver visto molti anime di questa stagione che in realtà meritavano di essere visti. Un esempio è A Sign of Affection, probabilmente pronunciato malissimo, ma dettagli, che avrei voluto recuperare, ma alla fine non l'ho fatto, ecco. Ecco, me lo sono persa, e questa in realtà è una grave mancanza da parte mia. Anzi, voi fatemi sapere nei commenti se voi l'avete vista e se ritenete che sia un anime da vedere. Ma partiamo subito, e direi di iniziare da due anime che sì, sono stati trasmessi a dicembre, ma che in realtà hanno iniziato a essere messi in onda già dall'autunno del 2023. E sto parlando di Frieren e The Apothecary Diaries. Iniziamo con The Apothecary Diaries, di cui vi dico già che io me ne sono innamorata. In realtà ve ne avevo già parlato su Instagram, tra l'altro vi lascio il mio Instagram qua sotto nel caso magari vogliate passare anche di lì. E ho fatto anche un post al riguardo sulla mia pagina Instagram. Appunto, The Apothecary Diaries è un anime che è carino, non da innamorarsene. Però a me ha preso tantissimo e non so neanche io perché, ma vi giuro, ho visto i primi 12 episodi, quelli che erano usciti appunto nell'autunno, e ho dovuto subito leggere il manga. Io 2 settimane dopo che erano state trasmesse le prime 12 puntate, avevo già finito il manga. Ho avuto un problema in quel periodo, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. Comunque sia, io l'ho adorato. Per chi non sapesse di che anime sto parlando, piccolo riassunto della trama: Mao Mao è questa ragazza che lavora insieme a suo padre adottivo come speziale, quindi medico, veleni, queste cose così, e un giorno viene rapita da dei banditi e venduta alla corte dell'imperatore come praticamente lavanderina per le concubine dell'imperatore, le varie consorti. La protagonista però è comunque una ragazza che sa tante cose, appunto lavorando col padre, con le medicine, eccetera, e riesce a svelare una maledizione che stava avvenendo nel palazzo tra appunto queste consorti dell'imperatore, e grazie all'aiuto che appunto dà a queste consorti diventa la dama di corte di appunto una di queste mogli. E da lì avrà non solo nuovi compiti, ma dovrà anche risolvere degli enigmi e dei misteri che le verranno dati da Jinshi, che è eunuco, che è a capo di gestire appunto questa corte interna dove ci sono tutte le consorti. Questa è la trama generale, è molto carino, e appunto io mi sento di dargli un 9.
perché io me ne sono innamorata. Tra l'altro, le due sigle iniziali sono qualcosa di davvero belle, davvero belle, 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 ti entrano in testa, sono cantate davvero bene. Le animazioni sono stupende, i colori, tutto è davvero bello, anche se vi devo dire che tra l'anime e il manga ho preferito il manga, ma forse perché andavo più avanti nella storia, però devo dire bello. Ok, a parte il mio elogio verso l'Apoteca di Lyris, passiamo a Frieren. Ecco, qui sono sicura che qualcuno di voi mi lincerà, ma a me Frieren non piaceva. Nel senso, tutti a parlare di Frieren, capolavoro, ah, ma che nostalgia dal primo episodio, tutti che dicevano, ah, piango, lacrime, oh, come si fa? E io ero lì tipo, ok, va bene. Diciamo che quest'anime inizia in Mediaset. Inizia che l'avventura è già finita, infatti il titolo intero dell'anime è Frieren Beyond the Journey's End, vabbè, dopo la fine del viaggio. Praticamente la trama parla di questo gruppo di avventurieri, tra cui c'è anche un cavaliere di nome Himmel e appunto Frieren, la nostra protagonista, che è un'elfa millenaria, gli elfi durano tantissimo, vivono un sacco di anni. Questa compagnia si mette in testa, diciamo, di andare a sconfiggere il re dei demoni. Ce la fa proprio, ti viene già detto all'inizio, ce la fa, hanno vinto, hanno sconfitto il re dei demoni, vengono festeggiati, bravi, bravi, applausi, bacini. Poi Frieren, visto che comunque è una elfa, lei dura tantissimo appunto, decide di andare a fare le sue solite cose, andare in cerca di varie magie, fare le sue cose, e torna a riunirsi con questo gruppo degli avventurieri con cui comunque aveva passato 10 anni. Solo dopo 50 anni trova tutti invecchiati e in quell'occasione Himmel, il cavaliere, per cui palesemente aveva una cotta, cioè di cui lui aveva una cotta per Frieren palese, vabbè, muore perché sono passati 50 anni, questo qua era vecchio e decrepito, crepa. Ora. Frieren, continuando un attimo la trama, decide di intraprendere un nuovo viaggio verso il paradiso, che non è davvero il paradiso che crepa, paradiso è solo dove ci sono queste anime dei morti, per rincontrarsi con Himmel e diciamo conoscerlo meglio. Ok, questa è la premessa, questa è la trama dell'anime. Il problema è che comunque queste cose che vi ho detto non si vedono esattamente subito, cioè sì, si vedono subito perché Himmel muore nel primo episodio, però il problema è che tutto l'anime è alternato tra questa nuova avventura di Frieren, che poi appunto lei nel mentre incontrerà nuovi compagni di viaggio, ed è molto carina come cosa, ma appunto lei alterna questi momenti del nuovo viaggio con i momenti dei suoi ricordi passati del viaggio che aveva avuto con questa compagnia che aveva sconfitto il re dei demoni. Però nel primo episodio non si vedono questi flashback perché questi flashback accadono man mano che l'anime prosegue, va avanti, che la trama si sviluppa. Quindi nel primo episodio noi ci troviamo con queste sei persone, uno muore e tu dovresti sentirti male per lui quando tu non lo conosci, cioè tu spettatore non sai che cavolo è questo qua, perché tu non hai visto i flashback precedenti di quello che è successo. Tu l'hai visto 2 minuti da giovane, poi lo vedi da vecchio e poi muore. E io mi dovrei sentire in colpa? No, cioè dovrei sentirmi male per lui, piangerlo? Ma chi cazzo lo conosce? Scusate, chi lo conosce sto qua? Cioè, boh, ok, cioè, dispiace, poverino, ma boh. Invece tutto l'anime, diciamo, che è improntato su questo senso di nostalgia, che ha senso a partire però da un certo punto della storia, cioè dell'anime, degli episodi, non da subito. Inizia il medio stress così a voler farti sentire appunto triste, nostalgico, quando tu non sai cosa sta succedendo, tu stizzi, non li conosci, perché dovresti sentirti male per loro? Non frega niente, cioè a meno che uno non è super empatico o ha letto il manga, allora sta già, cioè sa già cosa succede, quindi sta già male.
E la cosa prosegue che i quattro episodi successivi, cioè i primi quattro episodi alla fine, sono tutti così e non si capisce niente. Cioè, sei lì, ok, sì, ma perché state qui a fare le vostre cose noioso, lento? Tra l'altro, nei primi quattro episodi c'è solo Frieren e un'altra tizia che sono due persone apatiche in una maniera allucinante. Fern è davvero apatica e avere tutti e due lì che non fanno niente, parlano con la faccia sempre così. Io onestamente no, no, cioè non mi stava piacendo, ok? No, proprio no. I primi quattro episodi volevo mollarla. Fortunatamente però io ho la regola dei cinque episodi. Si guardano i primi cinque episodi, se al quinto episodio non prende, si molla. Ho guardato il quinto episodio e in realtà lì ha iniziato a prendere, lì ha iniziato, non dico solo che c'è stato un po' più d'azione, perché non è quello il problema di quest'anime, perché non è che tu dici, ah, non c'è azione, è brutto. No, perché a me gli anime lenti, dove appunto non succede niente di che, piacciono. Era proprio che era noioso i primi quattro episodi, perché tu non eri dentro alla vicenda di questi qua, non sentivi un collegamento con questi tizi, c'erano queste due tizie apatiche che si andavano in giro, boh, sì, boh, chi se ne frega. Ma in dal quinto episodio, quindi vabbè, da quando appare Stark, diciamo, che poi non è lui a essermi fatto piacere di più, però è da quel momento, diciamo, da lì le cose iniziano a sbloccarsi, perché si entra un attimo più nel vivo di cosa sta succedendo, appunto, se non si aveva già letto il manga prima, e le cose iniziano a piacere di più, iniziano a farsi più interessanti, e anche gli episodi noiosi, tranquilli e calmi sono belli, cioè è proprio un senso di nostalgia e comfort bello, bello proprio. E dal quinto fino al tredicesimo in realtà mi è piaciuto molto, l'ho divorata perché lì mi stavo prendendo tantissimo. Dal 14 fino alla fine, in realtà sì, carino, ma diciamo che ho preferito la prima parte io. Diciamo che appunto tutti i combattimenti che ci sono dopo, belli, però niente di che. Di sicuro vorrei una seconda stagione, perché quest'anime, ok, sì, mi ha dato ho dei sentimenti contrastanti per quest'anime, ma alla fine di tutto mi è piaciuto, cioè appunto a parte i primi episodi, mi è piaciuto. Quindi alla fine se devo dargli un voto è un bel 7, 7. Non mi sbilancio troppo perché alla fine è bello e fatto bene, però appunto quei primi quattro episodi proprio non li sopporta. Non li ho sopportati, quindi un 7 secondo me va più che bene. Ma passiamo a un altro anime che in questo periodo ha spopolato, che è Solo Leveling. Allora, in realtà mi è piaciuto, vi dico già che il mio voto è un 6,5-7, siamo tra 6. Tra 6 a 7, ecco. Non è chissà che, nel senso mi aspettavo qualcosa di più, ma scorre veloce, la trama è carina. Riassuntino della trama. Praticamente nel mondo normale iniziano ad aprirsi questi gate, questi portali per questi dungeon, dove all'interno ci sono dei mostri e un boss finale. Per far chiudere questi portali bisogna uccidere il boss di questo dungeon e così il portale si chiude. Se però il portale non viene chiuso in tempo, i mostri che sono all'interno del portale escono e vanno praticamente in giro tra le persone e creano disastri, ovviamente. Quindi ci sono dei gruppi di persone chiamati hunter, cacciatori, che hanno subito un risveglio, quindi insieme a questi portali delle persone hanno scoperto di avere dei poteri ed essere in grado di sconfiggere questi mostri, quindi non sono persone normali, sono persone comunque capaci di sconfiggere i mostri e alcuni possono avere appunto poteri tipo guarigione, certi sono bravi a combattere con la spada, certi fanno magie, cose del genere. Il classico fantasy, diciamo, l'unica cosa mi è piaciuto molto è che fosse ambientato nel modello, cioè non è un isekai che vanno in dei mondi a parte, no, è qua che compaiono i gate, quindi boh, questa cosa mi è piaciuta particolarmente. Il protagonista ha sì il potere per sconfiggere questi mostri, ma è molto debole, tipo è debolissimo, fa proprio schifo, e infatti viene sempre menato malissimo da questi mostri e rischia ogni volta di morire anche se va in dungeon super facili e super semplici. Per una serie di eventi che ovviamente non dirò perché sono comunque spoiler, non succede nel primo episodio, quindi sono comunque spoiler.
Lui ottiene la capacità di avanzare di livello e di migliorarsi, cioè di migliorare i suoi poteri, cosa che invece tutte le altre persone che combattevano contro questi mostri non hanno. Ognuno ha questo potere qua, tu sei forte tanto così e basta, non puoi migliorarti. Sì, puoi diventare più forte tu fisicamente, ma il tuo potere non diventa più forte, sei solo più muscoloso, ecco. Lui appunto ha questa capacità. Lo ottiene in modo, vabbè, e lo sfrutta per appunto aumentare sempre di più di livello fino a diventare fortissimo. Questo è il succo praticamente di tutto l'anime. E onestamente non è una cosa originalissima. L'unica cosa appunto che mi è piaciuto molto è che i gate fossero nel mondo moderno, non nel Isekai. Il protagonista diventa un po' stronzo, se si può dire. Quando diventa più forte, infatti lì non mi è piaciuto, cioè io avrei preferito che adesso un attimo un po' umile, cioè ok, sei forte, ma non te la tirare adesso, cioè fino all'altro ieri eri deboluccio, anche un goblin piccolino ti massacrava, adesso fai tutto il gradasso, cioè basta un attimo la cresta, un po' così, però alla fine lo posso capire, ci sta, e un'anima appunto scorrevole, non c'è chissà quanta trama, più che altro è solo combattimento, però carino. Passiamo invece a un anime un po' meno conosciuto che è Mr. Villain Day Off, che in sostanza parla di questo alieno, per presente alieni che vengono sulla Terra per praticamente prendere il possesso della Terra, uccidere tutta l'umanità, e ci sono poi supereroi che vanno per combattere contro i cattivi, c'è cioè questa lotta tra bene e male, ecco. C'è il cattivo di turno che sì, combatte con questi tizi, i buoni, combatte con i buoni, ma in realtà tutto l'anime è incentrato su quello che lui fa quando è a casa, quando ha tempo libero, quando non lavora. Ci sono dei momenti in cui si vede che lui lavora, però vabbè. È molto carino, anche perché vabbè, lui è un po' fissato con i panda, leggermente, perché visto l'anime sa. È carino, in realtà io mi aspettavo una cosa. Cioè io l'ho iniziato perché volevo una cosa allegra, divertente e tranquilla e invece non è così, cioè è carino, i colori sono molto pastellosi, è carino, però mette un senso di nostalgia un po', cioè che non è quello che volevo in quest'anime e va bene che sia così, cioè mi piace questo aspetto, però l'avevo iniziato un po'. Non per questo, cioè non volevo questo aspetto. E invece mette un po' in prospettiva e fa capire come in realtà nella vita bisogna apprezzare le piccole cose, i piccoli momenti liberi, i momenti di svago e le piccole gioie quotidiane senza stare lì sempre a farsi troppi problemi. È molto carino, non chissà che alla fine, comunque sono 12 episodi che scorrono, ma neanche così tanto velocemente, appunto perché c'è questa sensazione un po' di tristezza di fondo. Però ci sta, io gli darei un 6, comunque la sufficienza se la prende, più che altro appunto per mio gusto personale avrei preferito qualcosa o di allegro e cavolata, semplice ma fatta bene, o appunto una cosa più seria. Invece questo è un po' nel mezzo, quindi boh, fatto bene, però 6 direi che va bene per quest'anime. Poi abbiamo Villainess Level 99, vabbè. 99, vabbè, il titolo è tipo I might be the hidden boss, but at least I'm not the Demon King. Vabbè, tutto lunghissimo. Comunque, quest'anime è carino, a me è piaciuto, lo dico, a me è piaciuto. Parla di questa ragazza che è un isekai. Questa ragazza universitaria muore, niente, isekai, e si risveglia praticamente nel mondo di un videogioco in cui giocava, che era un otome game, che per chi non lo sapesse appunto sono quei giochi dove la protagonista femminile deve scegliere tra tipo due o tre pretendenti, ecco, e c'hai i dialoghi in base all'affinità, queste robe qua. E appunto lei si risveglia come cattiva di questo gioco, perché questo otome game aveva anche tutta una parte fantasy di combattimenti, e lei faceva praticamente il personaggio in cui lei si rincarna era il boss segreto, perché una volta sconfitto il re dei demoni, lei si rivelava come, diciamo, la seconda cattiva da sconfiggere. E nel gioco la protagonista del gioco, insieme ai suoi interessi amorosi, la sconfiggevano, lei crepava, fine. La protagonista, però, cioè appunto, che si era incarnata nella cattiva, sapendo questo, decide di cambiare la sua storia. Lei non vuole crepare
pare male, uccisa dalla protagonista del gioco, ok? Quindi decide di allenarsi, diventare molto forte, così nel caso succeda qualcosa, lei sa combattere, sa difendersi, però allo stesso tempo vuole prendere le distanze da tutto quello che in realtà faceva la cattiva nel gioco, faceva la se stessa nel gioco, e così da non diventare la cattiva finale, ok? Il suo piano va un po' a ramengo perché il primo giorno di accademia, dove praticamente ci sono anche appunto la buona del gioco e i suoi interessi amorosi, c'è come prova iniziale la pesatura del livello in cui si è arrivati, perché appunto più combatti, più sali di livello, essendo un gioco, ok, funziona così. Lei, essendosi allenata per praticamente tutta la sua infanzia, risulta di livello 99, che è tipo il livello più alto a cui si può arrivare, e per una ragazzina che ha appena iniziato il liceo, avere il livello 99 non è normale. Infatti per questo si attira un sacco di antipatie, di varie cose, certi la pensano che lei sia il re dei demoni, un sacco di cose. In più lei ha i capelli neri, che per quella società in cui sta vivendo praticamente sono simbolo di malvagità, di essere tipo legate al demonio, un po' come avere i capelli rossi nel 1600, tipo. Nonostante tutto, lei riesce a farsi una specie di vita sociale, e fa anche amicizia con la buona del gioco, crea, cioè, riesce un po' andare a arrabattarsi, ecco, e andare avanti, sempre fortissima. E in realtà quest'anime a me è piaciuto, è divertente, è carino, c'è anche una storia d'amore carina. La CGI a volte è un po' orrenda e io spero che sia fatta apposta per far capire che in realtà si tratta di un gioco e quindi la CGI come quello di un gioco scadente e che non sia davvero la CGI che hanno pensato per quest'anime, perché se no, no. Fortunatamente ci sono davvero pochi punti in cui c'è la CGI usata in questa maniera, cioè male. Ci sono solo, credo, nei 12 episodi solo 3 volte viene usata così e spero appunto sia fatta apposta. Onestamente, però appunto è carino. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato l'ultimo episodio, che è stato molto molto affrettato. Se l'anime invece di avere 12 episodi ne avessero messi 16, so che non si usa anime da 16, però comunque almeno altri 3 episodi, non lo so, sono sicura che sarebbe, la storia si sarebbe svolta meglio. Infatti, tipo per i primi 12 episodi le cose vanno a una velocità normale, classica di un anime, e nell'ultimo episodio invece c'è un salto temporale lunghissimo, tipo, ah, vabbè, ok, dai, facciamola finita. Non lo so, cioè a questo punto avrei preferito che non ci fosse una conclusione, perché in quest'anno si conclude, cioè è finito, sicuro non ci sarà una seconda stagione, però appunto avrei preferito un finale aperto in cui poi si dirà sì, poi andremo a combattere, piuttosto che la risoluzione buttata lì, tipo nell'ultimo episodio, sì, dai, è andata così, ce l'abbiamo fatta, fine. Vabbè. Comunque per me quest'anime ha un 7. Ora, non lo voglio mettere allo stesso livello di Frieren, perché Frieren è molto più bello, ovviamente, di questo, ovviamente. Però, d'altra parte, non li puoi considerare neanche sullo stesso livello, cioè hanno 2 metri di giudizio davvero diversi. Frieren, comunque, è un anime molto più serio, mentre questo, no, è più una cagatina, ecco. Quindi sì, è un 7, ma sempre mantenendosi nel contesto dell'anime che è. Come ultimo anime abbiamo The Weakest Tamer Became a Journey to Pick Up Trash. Allora, questo anime è molto carino, è molto comfort, come vi dicevo prima, era quello che cercavo dall'anime del Villains Day Off. I colori sono davvero belli, i disegni, è davvero davvero carino, anche dal punto di vista visivo, è molto tranquillo, non succede niente di troppo particolare, non è che ci sono queste grandi avventure, combattimenti, anche perché quest'anime parla di una ragazzina di 9 anni. Infatti, praticamente in questo mondo è anche questo un isekai, ma in maniera diversa. Infatti, diciamo che la coscienza di questa tizia che si reincarna parla alla ragazzina in maniera appunto proprio come se fosse una coscienza, li parla come un pensiero a sé, cioè questa persona è grande, però parla alla ragazzina come un pensiero nella testa. E appunto questa persona si reincarna
in questa ragazzina, in questo mondo un po' medievale, diciamo, dove ogni persona ha un talento speciale e delle stelle, diciamo, se da 1 a 5 hai delle stelle e in base a quante stelle hai sei bravo in quel talento speciale che hai e oggettivamente quel talento poi diventa il tuo lavoro. Quando questa ragazzina cresce, appunto, avendo ancora questa coscienza della sei passata, fa questa cerimonia per vedere qual è il suo talento e quante stelle ha, ma praticamente il suo talento è quello del tamer, quindi di addomesticatrice, tipo domatrice di bestie feroci, diciamo, ma le sue stelle sono zero, non ha stelle. E questa cosa per questo paesino di campagna dove vive lei medievale è terribile. Tutti iniziano a prenderla di mira, a dire che lei tipo è la figlia del diavolo, tutte queste robe, che porterà sciagura sul villaggio, eccetera. E lei è costretta a scappare. Scappa, poi vabbè, viene accolta per qualche anno dall'indovina del villaggio, varie cose. Alla fine però la stanno cercando, lei non può più nascondersi e quindi alla fine inizia a intraprendere questo viaggio dove appunto lei andrà in giro nelle varie discariche a cercare se trova qualcosa con cui sopravvivere alla fine. Infatti lei, vabbè, sa fare delle trappole, vende un po' di carne, raccoglie bacche, va nelle discariche per magari ottenere delle pozioni curative, dei vestiti, varie cose. E in questo suo viaggio appunto incontra tante persone che le danno una mano, anche persone un po' più cattive, si fa degli amici animali, diciamo, appunto essendo una tamer lei ha degli amici che sarebbero delle bestie, tipo uno slime super carino e anche raro. E niente, è molto carino, non è nulla di che, come trama, diciamo che non c'è tanto succo, tanto corpo, però ci sta, cioè a me è piaciuto particolarmente, anche le due sigle, quella iniziale e quella finale, sono molto carine, quindi boh, io mi sento di dargli un 8. Ripeto, non è più bello di Frieren, ma i livelli sono diversi, ecco, sono categorie diverse. Come menzione onorevole, invece, che onorevole lasciamo perdere, io mi sento di dire che ho guardato, che ho iniziato a guardare quest'altro anime che si chiama, probabilmente sbaglierò pure il titolo, ma non ho voglia di andare a controllare perché non se lo merita, Sasaki and Pixpix. Comunque, quest'anime parla, io non l'ho neanche finito, sono arrivata all'ottavo episodio, poi non ce l'ho più fatta. Parla di questo uomo di mezza età che lavora in un ufficio, mi sembrava carino, vabbè, cioè carino come anime, adesso sentirete, si sente particolarmente solo perché comunque non ha una moglie, non ha una famiglia, non ha nessuno, vive in questo appartamento da solo e allora un giorno decide di acquistare un animale, solo che comunque un cane, un gatto sono una responsabilità troppo grande, non ha tempo, non ha soldi e tutto, e allora decide di prendere un pappagallino e scopre che questo pappagallino, una volta che lo porta a casa, è magico, sa parlare. In realtà questo pappagallo è un mago di un altro mondo reincarnato, appunto trasformato in questo pappagallino e confinato nel nostro mondo per varie cose. E grazie a questo pappagallino lui inizia, il protagonista inizia a viaggiare tra il regno appunto di questo mago e il nostro, a fare scambi commerciali con la gente e impara anche ad usare delle magie che gli insegna appunto questo pappagallo. Ora, voi direte dalla trama, non sembra male, perché dici che non è bello? Allora, quest'anime, a parte che questo tizio di mezza età, quindi avrà sui 45-50 anni, ok? Ha un harem di ragazzine minorenni. Già questo. Ok, bene. Praticamente nel corso dell'anime si incontrano persone, ragazzine, che o lavorano con lui o sono figlie di gente che lavora con lui, che in qualche modo lui, comportandosi gentilmente verso di queste ragazzine, non in maniera creepy, per carità, questo no, però loro, le ragazzine, appunto, si invaghiscono di lui, del cinquantenne, ok? E la cosa è molto inquietante. Lui non ci fa niente, per carità, almeno io non ho finito l'anime, ma spero che non ci faccia niente, però già solo il fatto che queste ragazzine siano, cioè, ok, i brividi, i brividi.
Per non parlare della CGI, i combattimenti sono qualcosa di imbarazzante, è fatto malissimo, la grafica è uno schifo, cioè oddio, finché stanno fermi parlano un bar così, ok, ma quando combattono non si capisce niente, è bruttissimo, è fatto male, la trama è imbarazzante, no, l'unica cosa bella è la sigla iniziale mi piaceva. È l'unica cosa che si salva, quest'anime merita un 4. Oddio, oddio. Vabbè. E su questa nota positiva, diciamo, il video può concludersi qua. Fatemi sapere nei commenti quale anime avete visto voi questa stagione invernale del 2024. Fatemi sapere se avete visto quelli che ho visto anch'io e se invece voi li avete trovati più belli, meno belli, se vi sono piaciuti oppure no. Lasciate un like a questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!